Cari amici appassionati di wrestling, benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Bordo Ring, la nostra video rubrica settimanale dedicata al mondo della WWE. Oggi vi voglio parlare di Kurt Angle, che qualche settimana fa, tra l'altro, abbiamo rivisto con piacere essere ospite nella puntata di Raw che si è svolta nella sua città natale, ovvero Pittsburgh in Pennsylvania. Il soprannome di Kurt Angle è l'eroe olimpico ed è un soprannome non dato così per caso, visto che lui è stato l'unico lottatore professionista, non solo della WWE ma di tutto il mondo del pro wrestling, ad aver mai vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi. È successo nella lotta libera, nella categoria tra i 90 e i 100 kg, in quel di Atlanta 1996, dove lui si aggiudicò la medaglia d'oro battendo in finale l'iraniano Abbas Jadidi. In realtà il match si concluse in parità 1-1, ma poi i giudici attribuirono la vittoria ai punti a Kurt Angle. Beh, c'è una particolarità per cui è l'eroe olimpico. Beh, innanzitutto perché, pensate un po', qualche mese prima di arrivare alle Olimpiadi il buon Kurt Angle si procurò una frattura al collo, decise comunque di non operarsi e combatté per tutta la durata delle Olimpiadi proprio con il collo rotto, e fra l'altro dedicò la vittoria a Dave Schultz, il suo allenatore, che fu assassinato nel gennaio di quell'anno 1996 da John DuPont, che era praticamente un rampollo, un benefattore, che diciamo lo sponsor della accademia, del dojo dove il buon Kurt Angle si allenava, il Foxcatcher della Pennsylvania. E tra l'altro, su questa storia, che è una storia incredibile e straordinaria, è stato anche girato un film, Foxcatcher, che è uscito nel 2014. Kurt Angle poi ha addirittura sognato di tornare a combattere alle Olimpiadi nell'edizione di Londra 2012, ma poi qualche mese prima di intraprendere i trial, ovvero le qualificazioni per arrivare alle Olimpiadi, decise che forse non era il caso. Questa è la storia di Kurt Angle, l'unica medaglia d'oro alle Olimpiadi per quanto riguarda la WWE. C'è soltanto un'altra eccezione per quanto riguarda i medagliati, si tratta di Ronda Rousey, che nel 2008 ha vinto la medaglia di bronzo per quanto riguarda il judo.